Siamo in viaggio per la Costa Azzurra in Francia, non mi ricordo il nome, Jean Le Pen, forse. Un paese del genere, Jean Le Pen per la Costa Azzurra. C'è anche Alessia che mangia. Prima fermata fatta dopo 15 minuti. Savona. Dove siamo? Siamo a Borghetto Santo Spirito e piove. Ci sono un sacco di nuvole anche davanti. Probabilmente arriverà fino alle Alpi. Poi oltre il confine ci sarà o una tempesta o il sole. Nizza, 25 km. Ti ricordi quando siamo venuti qua l'ultima volta che mi hanno disintegrato lo specchietto? E vabbè, 1,50 euro. Te a Raymond Poincar, indicazioni per Juan Le Pins Center. Giustamente, Juan Le Pins. Vabbè, ora basta questa versione araba di Radio Maria. Siamo arrivati da circa mezz'ora a Juan Le Pen. Le Pen, quello che è. Ed è una vita che stiamo girando per cercare parcheggio, quando a un tratto sotto questi alberi abbiamo trovato un buco. Siccome la casa è abbastanza vicina al mare, penso che non la sposteremo di qua neanche a morire. Questa qua è la casa numero 64. Si apre con questa medaglietta che apre sta porta magnetica. E questa qua è la casa. È praticamente una stanza dove c'è un divano che diventa il letto. Qua sono già le borse. Cucina, forno, lavatrice. E il bagno. Guardate che belle queste tazzine con scritto caca. Dai, lavale tu. Le lavo io, le lavi tu. Guarda là. No, no, sono finiti. Siamo in direzione mare. Dovrebbe essere qua vicino. Abbiamo preso 6 pan al chocolat. La versione francese di Da Ciccio, Chef François. Ho appena finito di fare un bagno a mare. Alessia si sta asciugando i capelli col phon. Siamo praticamente sotto la strada, sotto il paese Juan Le Pins, vicino Antibes, come è scritto là. E questa è la situazione. Il posto non è granché, nel senso che la spiaggia è stracolma di persone, però il mare è bellissimo. La mattinata di mare per me è distruttiva. Guarda che belle, non si vedono bene. Sono dei sandali con la pelliccia. Così quando li tiri non fai male. Guarda, lardon fumé. Questo è proprio un lardello, mini bits, bello. Le lasagne, guarda che buone. Non ispirano per niente. Qua c'è tutta la roba che è scaduta, che te la vendono lo stesso. Lo vuoi questo, un pacco di questo? Haribo, Marshmallow.
Voglio no, marshmallow cioccolatosi. Accendiamo un fuoco in stanza se vuoi. Però in compenso ci sono i belin. Eccola. La minizza. E questi che schifo sono. È tipo burro infaghettato. Che cavolo ne so. I cracker pizza. Ma possibile che non sanno cosa sia una pizza a questo livello? Questi comunque sono tutti in onore di Antonio. Belin ovunque. Quaker, Crusli. Guarda questi come ispirano. È praticamente burro. La vuoi una moretta? Tirami su, moretta. I tè in genere in Francia sono un sacco di gusti. Tè verde, mango e lici. Lion. Che minca. Questa è la versione tarocca del rotolo alla Nutella che fa Alessia. Guarda che bello. I gelli illuminati. Guarda questo. La tazza con il portabustine. Gli hanno spaccato un punto e l'hanno venduto come una cosa. Olio che olea, che strano. Pino e Cristo Marino. Cristo Marino. Fa vedere il Cristo. Cristo Marino. Cristo Marino. Ma è Pin Bio e Chris Marine. Pino sarà. Pino. Guarda questo. Dolce creme al gusto di Haribo. Madonna che schifo. No, sa di gusto di Haribo. La fragola. Però in maniera troppo. Ma questi sono tutti a gusto di cibo. Buono. Sa proprio di caramella a Coca-Cola. Che schifo, ti lavi con le caramelle a Coca-Cola. Cioè, è buono se ti aspetti qualcosa da mangiare. Guarda! E sarà questo, wasabi. Guarda. Poi, che cos'è? La prima marshmallow, la cosa marshmallow. Che schifo. Ma che cos'è? Oreo flessibili. Quello è rotto. No, è una barretta di cioccolato. Perché ridi? Quello è rotto, questo, una barretta di cioccolato. Che sa di cookies and cream. Toy Story 4. Gira. Mostarda dolce. Che bello, non costa neanche tanto. C'è il bicchiere Disney Pixar. Ti piace la mostarda dolce? Adesso sì. Non ci arriva. E Alessia finisce dentro il freezer. La vuoi una minizza? Belin. Prepara l'ascella. Perfetto, sei una francese perfetta. Tutto io sto portando però. Prenditi qualcosa, dai, che sta calando la sua. Per finire, caramel macchiato. Ecco l'ultimo sfizio che abbiamo trovato da mangiare. Starbucks caramel macchiato. Sa di cappuccino macchiato al caramello. Mi sono ingoiato un pezzo di carta, secondo me. Fa schifo. Mi piace il caramello. You gotta give yourself a moment, let your body be. Don't know we let go. Sunset high and our body's low. Blood rush in the haze and glow. My hands still cold. Do stuff, we break the scene. One step deep as you fall to me. Hot, hot, clap, we skip the beat. Count one, two, three. Won't you stop the music fading through it? Won't you dance with me? Find a place and lose it, you can do it. Per la felicità di Alessia, siamo appena stati a far volare il drone. Sono riuscito finalmente a utilizzarlo, ho usato 3 batterie. Cos'era? Mezz'ora. Per mezz'ora si è lamentata tutto il tempo. Non è vero. Adesso qua c'è un mare di persone. Sia davanti che dietro. Non si sentirà un ammazzo. È 9:15, abbiamo appena finito di mangiare. Di qualcosa. Qualcosa. Qua c'è qualche pioggia. Ma che diavolo stanno facendo? Piove in mezzo alla strada. Che schifo. Ah. Le piante, non fanno come te. Questi innaffiano meglio di me. 2 gocce.
Allora, sto gelato KitKat, ti è piaciuto o no? Sì. Io preferisco quello Oreo. Oreo. Lo stack. Oh. Quelle patentine hai comprato alla fine? Lace Barbecue. Siamo nella galleria del treno. Che bello, sono riuscito pure a beccare un treno col drone mentre passava. Sono impanicato perché, vabbè, a parte la batteria che quando comincia a bippare comincia a tremare per paura che il drone si schianti da qualche parte. E poi invece perché stavo facendo foto e video ed è passato il treno e il drone c'ha 800 comandi e non riuscivo a capire come fare per riuscire a fare un'inquadratura decente col treno che passava. Però qualcosa è venuto. E nonostante tutto, Alessia è incuriosita di vedere il video che crea in automatico DJI mettendo insieme tutti i video fatti. Guardate la faccia di una persona stanca e irritata perché ha fame. Ci sarà un freddo. Madonna. Porco cane. Mentre Alessia cucina c'è un moscone. È entrato un moscone che dà fastidio. Ecco una sistemazione in modalità poveri. La roba bagnata stesa su un ferro da stiro. Un tavolo che si apre e diventa uno pseudo tavolo ad altezza quasi normale. Senza sedie, perché le sedie che abbiamo trovato erano delle impronte di piedi. Quindi non abbiamo avuto il coraggio di utilizzarle. E poi c'è questa specie di letto che in realtà è un divano che si apre a metà e dà origine a questa cosa che non si vede, però è praticamente sbilanciatissima perché tanto di postazione Netflix sponsorizzato da Alessia e suo fratello, io la scrocco. Your name,